Neanche le condizioni meteo pessime del fine settimana hanno fermato le emozioni della quinta prova del trofeo Bridgestone Champions Challenge. Nonostante le purtroppo previste e verificatesi condizioni meteo sfavorevoli, tutti i piloti addetti ai lavori non hanno mancato di onorare il trofeo con la loro presenza. Nelle qualifiche ufficiali del sabato nella classe 1000 è Stefano Cordara su KTM a strappare la pole, e sono proprio i centauri della classe più potente a scendere per primi in pista la domenica. In griglia si preparano, come detto, Cordara in pole, seconda casella per Albanese su Aprilia e terzo Marchesi su Honda. Dietro troviamo Gentile, quarto su KTM, Rosadi su Yamaha e sesto a chiudere la fila Russo ancora su KTM. Via la gara si fa subito combattuta ed emozionante. Al primo giro comanda il gruppone il Pullman, ma è al settimo giro il grande colpo di scena, con Cordara che esce e registra uno zero pesantissimo ad una prova dalla fine del campionato. Vittoria di Marchesi su Honda, seguito da Albanese su Aprilia e Gentile su KTM, che fa suo anche il giro veloce in gara con un primo 15 secondi e 6,98. All'arrivo la bandiera a scacchi è tutta per William Marchesi, che festeggia il primo posto assoluto. Secondo si piazza Rossano Albanese e terzo a chiudere il podio Flavio Gentile. È stata una gara un po' sul condizioni meteo incerte, siamo partiti con un po' di umido e poi alla fine, man mano che la pista andava a asciugarsi, si prendeva sempre più confidenza. Sono caduti i primi due, mi trovo terzo, sono caduti i primi due e mi sono trovato primo, ho concluso la gara andando a vincerla qui a casa mia. È stata una bella soddisfazione, ringrazio gli sponsor, Franco che mi presta la moto, e un saluto a mio figlio Christian, un bacio. C'era la pista un po' umida, non era facile andare a fidarsi subito, infatti l'effetto ottico ci ha un po' ingannato, soprattutto i primi giri. Fortunatamente per noi sono cascati davanti, però pativo un po' di motore rispetto al vincitore. E siamo arrivati secondo. Vorrei salutare tutti quelli che mi stanno vicino, Lucio, mio fratello, un saluto a mia moglie che poverina rimane sempre a casa a lavorare, io me ne vengo qua a fare le gare. Grande Luca, bravo, bravissima sempre, bellissimo sempre tutta l'organizzazione, è il miglior trofeo che c'è in giro secondo me. Diciamo che mi è andata abbastanza bene perché non avevo mai visto la pista, quindi avevo un po' di problemi sull'asciutto perché questi due giorni sono stati bagnati, abbiamo girato solo su bagnato. Unico turno di sabato nelle seconde di cronometrate. Nonostante questo c'è stata una bella lotta con Stefano, però siamo caduti insieme all'uscita prima dell'ultima del rettilineo e l'ho preso in pieno mentre lui cadeva, però sono stato più fortunato di lui perché la moto aveva pochi danni e sono riuscito a ripartire. Nonostante questo ringrazio comunque tutti quanti, specialmente i meccanici, gli sponsor e chi è venuto qui per sostenermi. Adesso sono primo in campionato, vediamo al Mugello cosa succederà. A seguito della classe 1000 si schiera la categoria 600, dove a coprire la pole position è Giorgio Besana, secondo sempre in prima fila Altomonte e terzo Carzaniga. Cassani e Mori chiudono la top 5 di partenza. Al pronti via è Besana a prendere il comando della gara con un ottimo scatto e a comandare il gruppo per quasi tutta la gara. L'esperta wildcard Giovanni Altomonte è secondo e non molla, restando attaccato agli scarichi della Honda fino a fine gara, quando a causa di dolori alla mano rotta, Besana è costretto a cedere la prima posizione, non riuscendo più a sostenere il ritmo.
Altomonte nel corso della competizione con il tempo di 1.16 e 2.83 fa segnare anche il giro veloce. Ai fini della classifica assoluta i 25 punti della vittoria vanno ad un bravissimo Besana su Honda che conferma la sua bella prestazione dopo la pole position del sabato, seguito da Carsaniga, anch'egli su Honda, e il giovanissimo promettente Riccardino Mori su Yamaha R6. Podio e premiazione alla presenza dell'attesa showgirl Amanda Fox, che ha catalizzato l'attenzione di piloti, pubblico e addetti ai lavori con la sua provocante simpatia. Sono contento, ho fatto una bella gara, è stata dura. Poi con questo tempo, pioggia, asciutto, sono contento delle gomme, è la prima volta che le provo, vanno benissimo, è andata bene, dico grazie a tutti. È andata abbastanza bene, pensavo di vincere ma purtroppo ho la mano fratturata e gli ultimi 4 giri non ce la facevo più e mi ha passato, il minimo errore mi ha passato. È stata dura da tenerlo dietro tutta gara, però alla fine non ce la facevo più. Oggi era difficile perché avendo 19 punti di vantaggio in campionato sul secondo prima della partenza bisognava anche amministrare un attimino. Sono partito un attimino cauto per capire un attimino le condizioni della pista e tutto quanto. Dopo, visto che guadagnavo, sono andato a prendere i primi due, però poi ho deciso di usare un po' più il cervello, meno la manetta e portare a casa un podio che sono comunque punti. Gradita presenza anche dei dipendenti di Bridgestone Italia di Milano Colleoni che all'Ideal Gomme Village hanno potuto vivere dall'interno l'esperienza di una gara del Challenge. In questo quinto round qua a Franciacorta un po' problematico per il maltempo che aveva messo insomma su internet, quindi tutti allertati con le rain. Noi stessi abbiamo ordinato le rain insomma dalla Bridgestone e sono arrivate tutte venerdì, per fortuna per tutti i partecipanti e tutti gli altri piloti, oltre che dei Bridgestone Champion Challenge, anche delle altre categorie che supportiamo come la 250 GP e la Pre-GP. Nonostante questo il tempo è stato clemente, quindi abbiamo fatto delle gare questa domenica sull'asciutto. L'animazione non è mancata, domenica infatti abbiamo invitato un personaggio importante, insomma, dove tanto applaudito, che ci ha accompagnato durante le premiazioni delle due classi, la showgirl Amanda Fox, e tutti contentissimi della sua partecipazione, insomma, per avvivare un po' sempre e rendere più armoniosa l'atmosfera del Bridgestone Champion Challenge. E nella classe 1000 ci sono stati dei risvolti, infatti vediamo purtroppo la brutta caduta di Stefano Cordara, che senza conseguenze per il pilota, quindi senza nessun problema, e quindi troviamo Eddie Gentile, che però è riuscito a recuperare ed arrivare al traguardo in terza posizione. In prima posizione Marchesi, William, e in seconda albanese Rossano, quindi sono un po' rivoluzionate le classifiche. Nella classe 600 troviamo in prima posizione Giovanni Altomonte, una wildcard, e in seconda posizione Besana Giorgio e in terza Carsaniga Mauro, e quindi adesso vedremo il verdetto con le classifiche generali del trofeo. Pensiamo al 2013, un 2013 spero sicuramente più difficile, però con delle porte abbastanza aperte. Ormai le Bridgestone Champion Challenge è la sua quarta edizione, e perché non pensare alla quinta con spero dei risultati migliori. Noi ci mettiamo sempre il massimo. Il nostro staff è a disposizione, anzi ringrazio tutto il mio staff che mi segue, quindi dalla struttura hospitality, dal service, l'animazione che creiamo in ogni gara, e grazie a tutti i nostri sponsor e sostenitori e a Bridgestone. Grazie a tutti e a tutti i piloti partecipanti. Ora una breve pausa per preparare al meglio l'ultima tappa di Coppa Italia della stagione, prevista per il 30 settembre nel circuito del Mugello.